ricordiamo la Chiesa di Nostra Signora Assunta, anche detta la Madonnetta, ma nota l'antichità come la Madonna della Colla, come potete vedere la carta del paese. L'edificio ha chiara impostazione tardo-romanica, in cui nell'edificio originario rimane soprattutto la facciata rivolta sul lato meridionale, che vedete affrescata, il cui ingresso si è spostato nel corso dei secoli, come potrete vedere anche forse meglio da fuori, dall'originario ingresso romanico, potete vedere murato con un arco tutto sesto nella parte bassa, soprattutto osservabile da fuori, quindi il successivo ingresso gotico, in seguito anch'esso murato, per aprire una nuova apertura, in cui vedete il bordo in ardesia a fianco, esattamente alla destra dell'ingresso, che ha portato all'aperta della parte inferiore, per vedere il bordo rettangolare, dell'affresco, di parte dell'affresco di San Cristoforo, fino al ripristino dell'attuale porta, con l'arco appunto chiaramente gotica, nel XVI secolo. L'interno della chiesa presenta un principale intento decorativo concentrato sulla vita della Vergine, con inserite immagini della vita di Gesù e soprattutto con l'immagine di San Cristoforo, il grande affresco che potete vedere, caratterizzato da una postazione molto frontale, fissa, immobile e imponente, che mostra chiaramente l'origine medievale dell'opera, in riferimento sia dall'altro all'iconografia greca e bizantina, sia dall'altro alla grandiosità e all'imponenza dei modelli coevi tardo medievali provenzali. L'opera chiare caratteristiche medievali ancora, come le proporzioni forse non perfette, l'aureola a doppio cerchio, sia di San Cristoforo sia del Bambino, con dei tratti molto fini a raggiera, e l'espressione stessa del Bambino ancora sui toni graziosi di derivazione gotica, nonché le vesti di San Cristoforo. È l'affresco più antico conservato in chiesa, databile al primo decennio del 400, per opera di un artista noto con la fantasia, nome di maestro San Cristoforo di Piano Castello, che doveva essere di origine piemontese ed attivo in tutto il ponente Ligure, come questi artisti vaganti che appunto operavano nella Liguria di Ponente. Oltre al San Cristoforo e successivi, sono poi i cicli di affreschi sempre sulla parete meridionale riguardanti la vita della Vergine, e in particolare a partire dal sacrificio di Gioacchino al Tempio, il primo in alto a sinistra, potete osservare le figure principali, dove San Gioacchino si reca al Tempio per recare il sacrificio, ma viene respinto dal sommo sacerdote per non avere ancora avuto figli nonostante l'età avanzata, e si ritira allora nel deserto con gli animali. Qui, come indicato nel quadro successivo, molto lacunoso, nella parte di sinistra è rappresentato l'annuncio dell'angelo a Gioacchino, l'annuncio che la moglie Anna avrà una figlia che partorirà il Redentore, e quindi l'episodio dell'incontro della Porta Dorata. Si intravedono, sempre nel secondo riquadro, nella sua parte destra, sotto la luce, due figure che si abbracciano, e si rifà al dogma dell'Immacolata Concezione, che, come si sa, è stato stabilito solo molto più avanti, a metà dell'Ottocento, da Pio IX, ma è stato da sempre oggetto di relazione di culto, che prevedeva che Maria fosse stata concepita sine macula, quindi da un semplice abbraccio tra i due genitori, come ricordato nell'immagine riportata. Il riquadro successivo, diviso in due dalla colonna centrale, colore rossato che si intravede, rappresenta la parte sinistra ancora ben conservata, l'attività della Vergine, e nella parte destra, molto lacunosa, si intravede i due anziani
osservata la presentazione di Maria al Tempio. Si ha quindi l'ampia lacuna e l'immagine dell'Annunciazione, si intravede la figura della Madonna in ginocchio. La fase successiva, quasi completamente perduta, riporta invece lo sposalizio della Vergine, a cui doveva seguire, nella parte completamente persa, la fase della visitazione di Maria ad Elisabetta, sempre nel registro superiore di questa parte. Si passa quindi alle fasi successive, che sono al centro proprio della parete, di sopra dell'ingresso, l'assunzione della Vergine al cielo. Si vede la Madonna con le mani giunte, le lati discende su nuvola, circondata dagli apostoli che si accalcano attorno al sepolcro vuoto che vedete nella parte centrale. Quindi si ha a sinistra del San Cristoforo l'immagine dell'incoronazione di Maria. Questa è la parte del ciclo di affreschi che riguarda la vita della Vergine, ma come comune nei cicli pittorici medievali si innestano spesso immagini della vita di Gesù tratte dai Vangeli canonici. In questo caso, a partire dalla estrema destra della parete che siamo davanti, si ha quello che resta della Natività, rappresentata solo da quell'angolo con il bambino deposto su un drappo scuro, che potete osservare. Quindi a sinistra, nel riquadro piuttosto che osservato, si ha l'adorazione dei magi e al di sotto della manopola, ripeto, questo piccolo scudo di origine latina, funzione decorativa, si ha praticamente del tutto ammalorato quella che doveva essere la scena o della presentazione di Gesù al Tempio o della circoncisione. Da questa scena si salta e si passa all'estrema sinistra della parete, dove potete vedere invece quella parte del fresco molto ben conservata, che è il dialogo tra Gesù e i dottori del Tempio, con l'incontro con i genitori preoccupati. I cartigli riflettono appunto la preoccupazione di Maria e la risposta di Gesù. Proseguendo, si passa nella parte centrale della parete, qua a sinistra della monofora della, e si accenna il discorso della montagna, scena centrale del Vangelo di Luca e dell'intera predicazione cristiana, ancora molto ben conservata e rappresentata. Si passa quindi dal discorso della montagna all'orazione dell'Orto dei Vini, a sinistra dell'altra monofora di sopra dell'ingresso, dove non vedete i piedi, ma l'orto è rappresentato comunque da questo muro, si vedono gli apostoli che riposano e Gesù che prega. Subito al di sotto dell'orazione nell'orto degli Ulivi spazia invece la passione, quindi si ha Gesù di fronte al simbrio, che potete vedere in zona centrale alla destra dell'ingresso, a cui segue una scena molto ammalorata al di sotto della Natività di prima, che trattava probabilmente o l'incoronazione di schino o probabilmente la sostituzione. A concludere il ciclo pittorico, in questo caso da parte della vita di Gesù, si ha infine grande scena della risurrezione, con Cristo in gloria che regge lo stendardo crociato della vittoria sulla morte, che si erge al secondo. Il ciclo di affreschi, lungamente attribuito anche dalla tradizione popolare, di quanto sono spiegate, è stato in realtà attribuito, pittore di Arese, che partiva da una base gotica importante, ma aveva sviluppo e ricerche anche nei periodi successivi, è stato attribuito di recente a pittori di scuola basso-piemontese e databili all'ultimo decennio del 400, pittore comunque informato sulle tendenze artistiche sia di Genova sia della Savona dei Mecenati.
ricordo di quel periodo. Si passa sempre nell'analisi degli affreschi della Chiesa al politico della nicchia di destra, questo e si rifà al modello di Carlo da Milano del Santuario di Montegrazie, nella seconda metà del 400, l'opera è degli inizi del 500 e rappresenta al centro la Vergine con il bambino, a destra San Giovanni Battista, vestito in pelli, mostrato sulla sinistra del Giuseppe, alla sinistra Santa Chiara, in alto le figure di San Sebastiano a sinistra, al centro Cristo di Pietà e a destra Santo Monaco, che è molto probabilmente Sant'Agostino, sia per il pastorale d'Arezzo sia per il libro, nonché per la veste scura dell'ordine degli anni 30, non di adesso. A sinistra si osserva l'immagine di Sant'Anna Metterza, ovvero che è terza rispetto al bambino e alla Vergine, questa tipica illustrazione sovrapposta. A destra, frontalmente, vedete, c'è l'immagine di San Nicola di Bari, questi vescovi. Nella parte superiore si dice due evangelisti e l'altro. Continuando con gli affreschi, si ha nel timpano la crocifissione di Cristo tra due santi, il santo destro, probabilmente San Gerolamo, che sta nel petto con la chiesa, in una meditazione lunga e deserta che si fa a modelli dell'arte rinascimentale fiorentina, in questo caso definito lo stile pancalino, dei tre pittori di origine fiorentina, Federico Siadiano, Raffaele, Giulio e Orazio Verossi, avvenuti tra il 1516, tra 1518 e il 1616. L'opera di questione è Davide. Detti il pancalino, scusa se mi permetto. Sì. Detti il pancalino, i tre. Sì, sì, la scuola di pancalino, i tre. L'opera però è stata probabilmente completata intorno al 1535. Per concludere la parte affrescata della chiesa, si ha il catino absidale, che è relativo all'ultima parte della situazione pittorica, della seconda metà dell'Ottocento. Probabilmente una vista notevole, dovuto probabilmente alla mancanza di denaro da parte della contessa o forse ai mutati russi, che si rifanno un po' al barocco di oggi. Si passa quindi alla facciata di fondo, che non conserva nulla degli affreschi originali, probabilmente a causa dei danni subiti nel 1987, è da dire che comunque fino agli anni 30 almeno la chiesa era nel suo parte interna completamente intonacata e bilancata, con un ripristino degli affreschi compiuto solo a partire dal 1971 con il restauro di Monti dalla sua intendenza e dall'Istituto Internazionale Studi Libri. La facciata di fondo non conserva gli affreschi originali, ma comunque ospita opere di grande rilievo come la Madonna del Latte, potete osservare il politico sulla sinistra dove si ha al centro su sfondo d'oro la Madonna andata ad aiutare il bambino, con la sinistra San Pietro, a destra San Giovanni Evangelista ed in alto i santi Caterina d'Alessandria a sinistra, quindi San Domenico che è destra domenicana, Santa Caterina da Siena e nuovamente Sant'Agostino, chiaramente vescovino. Il politico è opera del primo decennio probabilmente del Cinquecento e o di un membro o di un seguace comunque e delimitatore della scuola dei Brera di Lizzardo, di cui si ricorda comunque Antonio Brera fortemente attivo in quegli anni, soprattutto nel 1516 e 1518, proprio qui nel dialismo. Successivo è invece il trittico di Santa Lucia, riportato subito, conservato subito alla destra, dove si porta al centro Santa Lucia, con alla sua sinistra i Santi Francesco e San Rocco,
a destra San Sebastiano e Santo Stefano, ed in alto, sempre come abbiamo visto nel precedente polittico, un Cristo in pietà al centro con la Vergine e l'Arcangelo Gabriele. L'opera della metà del Cinquecento è opera di pittori locali, probabilmente sempre seguaci delle tendenze che provenivano dal manierismo, insomma dalle prime tendenze manieristiche. Già decisamente manieristico è invece il battesimo di Gesù, si vede nella parte finale della chiesa, sempre di fine del Cinquecento e di scuola chiaramente manieristica. Si passa poi per gli anni 20 del Settecento, da fare degli anni 20 del Settecento, per opera di Francesco Bruno di Porto Maurizio, la Visitazione di Maria ed Elisabetta con i santi Giuseppe e Zaccaria, per concludere sui dipinti di questa parete con la Madonna del Carmine, in questo caso probabilmente databile tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento, per opera del genovese Storio Castello, con i santi Simone Stock, membro dell'ordine carmelitano, anche priore dell'ordine carmelitano, e Santa Teresa d'Avila, che vedete due figure centrali esposte sulla destra, con l'intera famiglia dei committenti in basso in atto di preghiera. Per concludere, si ha poi conservato attualmente sulla palla d'altare, che in origine era occupata